Noi abbiamo visto passare molti allenatori da qui e quasi tutti alla vigilia della partita non svelavano le proprie scelte, le proprie mosse, e lo stesso fai tu, perché non vuoi dare un vantaggio agli avversari, perché vuoi tenere tutti sull'accordo o perché realmente alle volte sei anche alla vigilia indeciso su alcune scelte? Ma io ho sempre dubbi fino all'ultimo, per me credo come per il resto quasi tutti gli allenatori. E non si tratta di svelare segreti, non ci sono segreti assolutamente, perché basta guardare le partite per studiare l'avversario, non, insomma, non deve dire nulla di strano, di particolare, cioè di svelare segreti. E il mio modo di fare, i giocatori devono prepararsi tutti per essere a disposizione, perché come vedete spesso cambio, mi piace tenere, perché tutti lavorano alla grande, questo è il vero punto, che ho una squadra di grandissimi professionisti, giocatori importanti, e tutti meriterebbero di giocare, per cui per me le scelte vengono fatte sempre all'ultimo, perché è sempre difficile lasciare qualcuno fuori. Cioè, proprio per curiosità, ecco, quando arrivi alla riunione tecnica, diciamo, del sabato, quando si gioca, è lì che i giocatori sanno se sono in campo, oppure durante la settimana già la formazione loro in testa ce l'hanno? Curiosità, Ma questo non lo so, chiaro, poi per il gruppo. Non ci sono 11 dubbi, chiaro che poi alla fine la squadra comincia a prendere una propria fisionomia, però alla fine 2-3 dubbi, io credo che, insomma, non voglio mascherarli, però non mi sembra di... Mi è capitato anche di avere allenatori già il martedì dicevano le formazioni, questo è, io l'ho vissuto da calciatore e sinceramente a me la cosa in questo modo non piaceva viverla. Piace avere una squadra e non solo 11 giocatori, mi piace gestire 24 giocatori e tutti ne hanno sul lavoro. Abbiamo parlato dell'assenza di Bianchetti, dall'altra parte insomma, non c'è Nenè, l'assenza diciamo, un po' più importante dello Spezia, è così, tutto sommato. Beh, un giocatore forte, un giocatore bomber, un giocatore di riferimento, però anche Granoce non sembra un giocatorino di primissimo pelo, quindi insomma è una squadra, una rosa forte, quindi... Insomma, al di là delle assenze, la squadra è comunque forte e competitiva. Che partita ti aspetti? Cioè, è chiaro che giocano in casa, pubblico, eccetera, quindi cercheranno, a tuo avviso, insomma, quello che puoi intuire, di fare anche un po' la partita di aggredire il Verona, o visto che hanno anche la migliore difesa, punteranno tutto su quell'aspetto per ripartire, conoscendo anche il campo? Questo non lo so, cercheranno di fare la loro partita, come l'hanno fatta tante volte, non mi sembra una squadra che voglia... speculare, una squadra che ha una propria identità, che proverà a giocare, ha giocatori e cercherà di sfruttare le proprie caratteristiche. È chiaro che l'ambiente spinge molto, un pubblico molto, anche la vicinanza, anche il tipo di stadio che spingerà, però mi piacerebbe la mia squadra con la stessa personalità che ha avuto, che ha mostrato fino a questo momento, riesca a fare la sua prestazione. Ultima cosa, quando si parte con i favori dei pronostici, con l'obbligo di vincere, è sempre un'insidia in più, secondo me. Guardando adesso la classifica, è chiaro che tu pensi alla partita di domani, partita dopo partita, però ti sorprende un po' questo Verona in testa a questo punto del campionato, sinceramente, cercando di staccarti da... No, io non mi stacco, per me il campionato finisce a maggio, e per me le partite finiscono quando l'arbitro fischia, non atteso, anche se si sta vincendo 2-0, al di là del risultato, le cose vengono quando finisce allora non può fare un bilancio. In questo momento le cose, uno guarda la casella fino a un certo punto, io guardo lo Spezia, in questo momento sono preoccupato, ho indirizzato, sono le mie, come dire, i miei pensieri sono rivolti esclusivamente allo Spezia, e senza pensare alla classifica, chiaramente che è bella. Però non ti sorprende? No, sorprende non lo so se è una sorpresa. Io l'ho detto, non è la pressione, l'obbligo di vincere, la squadra deve avere la voglia di vincere, come ce l'abbiamo noi, ce l'ha lo Spezia, ce l'aveva anche il Trapani, tutte le squadre hanno voglia di vincere, poi alla fine chi ne ha di più vince, noi questo dobbiamo fare. Ok?